Mettere in luce con un progetto di rete le principali necessità dal punto di vista assistenziale e l'impatto sulla qualità della vita per i pazienti con il diabete di tipo 1, una malattia del metabolismo provocata dalla mancanza o insufficienza grave di insulina nelle diverse fasi della crescita, nel passaggio dall'età pediatrica a quella adulta, quello della cosiddetta fase della transizione in cura dal diabetologo. Una tavola rotonda con università, ospedale e territorio per confrontarsi sul progetto di rete tra diabetologia pediatrica e diabetologia dell'adulto si è tenuta questa mattina presso il Grand Hotel Salerno, presentata dalla vice sindaca e assessore alle pari opportunità del comune di Salerno, la dottoressa Pachi Memoli. Il progetto di rete tra le diverse figure operanti sul territorio per la transizione del giovane affetto da diabete di tipo 1, una forma di diabete che si manifesta prevalentemente nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza, ha focalizzato l'attenzione del mondo medico sul passaggio della persona con diabete mellito di tipo 1 da un centro di diabetologia pediatrica all'ambulatorio dell'adulto, uno fra i temi più delicati da affrontare sia per i pazienti che per i medici. Sì, noi adesso stiamo lanciando oggi un progetto della rete diabetologica per la transizione del paziente diabetico di tipo 1, cioè di quel paziente che da bambino diventa giovane adulto e quindi ha necessità di acquisire tutte quelle conoscenze per avere la responsabilità nella gestione della propria malattia. Noi abbiamo un territorio provinciale abbastanza vasto con 13 distretti, per cui riteniamo che attraverso questa rete diabetologica di transizione, che è costituita dal pediatra diabetico, dal diabetologo adulto, dall'università, dall'ospedale, dalla scuola, dalle famiglie, dai mezzi di comunicazione, può sicuramente migliorare la qualità di vita di questo paziente, perché riteniamo che sicuramente se noi corriamo velocemente da soli e certamente riusciremo ad ottenere un risultato maggiore se noi invece corriamo in sintonia con tante altre professionalità. Noi ci crediamo in questo progetto perché, sottolineo, riteniamo che il paziente diabetico, specialmente quello giovane che si affaccia alla vita, si affaccia all'università, si affaccia al lavoro, ha necessità di avere una serie di figure professionali che tra di loro parlino e che mettano al centro il paziente. Come si fa a capire che un bambino è affetto da diabete di tipo 1? Quali sono i campanelli di allarme che i genitori possono catturare? I campanelli di allarme sono la poliuria e la polidipsia, cioè che il bambino urina tanto e beve praticamente tanto. Bisogna stare attenti in questo periodo perché ci stiamo concentrando sul Covid, ma ci sono stati anche dei casi di diagnosi di diabete, diciamo, di tipo 1 che sono arrivati in ospedale purtroppo con una chetoacidosi. Evitiamo che questo accada, quindi invitiamo le mamme che, se per caso vedono che i loro bambini urinano molto e bevono molto, di contattare il loro pediatra in modo tale da poter fare uno screening e capire se si tratta di diabete di tipo 1.